Buonasera e bentornati a Fuoco Incrociato. Questa sera, pensate un po', rompo finalmente la tradizione per la quale, tradizione che è stata una necessità e non certo virtù, tradizione, dicevo, per la quale questa trasmissione da un anno più o meno a questa parte si è occupata prevalentemente quasi solo di emergenza Covid. Questa sera no. Questa sera parliamo di politica, torniamo a una vecchia abitudine che forse mai come ora ci sembra sana, perfino questa, ne parlo e ascolto insieme a voi che ci seguite da casa, perché la novità, insomma, di questi giorni è questa crisi di governo, le dimissioni del Premier Conte. Io, come sempre, un po' sarcasticamente, ho titolato questa trasmissione crisi di governo vera o è tutta scena. Comunque andiamo verso il Conte Ter, mi pare di capire, o insomma cercherò di capirlo insieme a voi, ascoltando i miei ospiti. Li ringrazio molto tutti e tre, passo subito a presentarli. Buonasera e bentornato, anche se in questa modalità da remoto, ancora una volta a Fuoco Incrociato, all'onorevole Jari Colla, che è un deputato della Lega ed è il commissario della Lega qui in Molise. Buonasera onorevole. Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. E deputato anche lui del Movimento 5 Stelle, anche a lui do il bentornato a Fuoco Incrociato. Credo che qui l'ultima volta sia stato in realtà in studio, è passato tanto tempo, ora non ricordo se abbiamo fatto anche qualche collegamento per questa lunghissima stagione Covid. Comunque bentornato ad Antonio Federico, deputato del Movimento 5 Stelle, delegato d'aula, vero, del Movimento 5 Stelle alla Camera, tra l'altro. Buonasera a lei, bentornato. Buonasera a voi, grazie, bentrovati e un saluto agli spettatori da casa. E agli altri ospiti, ne manca solo uno, a cui do il bentornato anche lui in modalità virtuale. L'ultima volta era stato qui in presenza, credo, e in un'altra veste. Era assessore regionale, parliamo di tantissimo tempo fa. Adesso è consigliere regionale e segretario regionale del PD qui in Molise. Bentornato a Vittorino Facciolla. Buonasera a lei, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti voi, buonasera ai telespettatori, buonasera ai colleghi in studio, non deputati, colleghi politici. Sì, vero, vero. Ho dato le vostre qualifiche rispettive, ma siete qui in quanto politici. Allora, facciamo così, per cavalleria, facciamo parlare prima l'opposizione. Jari Colla, come sta seguendo la Lega, le evoluzioni di queste ultime ore? C'è un mandato esplorativo al presidente della Camera Fico, tutti siamo convinti che stiamo andando verso un Conte Ter, la maggioranza più o meno la stessa, con qualche inserimento più o meno centrista, cambierà qualche ministro. Voi fate gli spettatori. Ma io non so cosa succederà nelle prossime ore. Certo è che lo spettacolo che stiamo vedendo è uno spettacolo poco compatibile agli occhi del cittadino comune che si trova in questo momento a vivere una situazione di difficoltà estrema. D'altronde i dati economici sono agli occhi di tutti. I dati sull'emergenza sociale sempre attorno e sempre attorno. Io ricordo il CNEL che più tardi, una ventina di giorni fa, un mese fa, ha dato 15 milioni di persone a rischio. I dati Istat di oggi ci dicono che sono persi 101.000 posti di lavoro rispetto al precedente, cioè e 440 rispetto a un anno fa. È un teatrino da prima repubblica che non piace di questa crisi. È una maggioranza che secondo me dovrebbe trarre, ovviamente dal mio punto di vista, non positive, e dovrebbe rassegnare le dimissioni, che penso la è quella di tornare. Allora, facciamo così, l'onorevole Colla l'ho sentito, alcuni tratti li abbiamo persi, forse visto che tecnicamente facciamo tutto in diretta, tra virgolette, visto che ci aveva detto che ha le cuffie in dotazione, siccome magari parlando si sposta
dal microfono e si sente meno, possiamo provare nel prossimo giro con le cuffie, sicuramente la sentiremo, oddio, vediamo se la sentiamo meglio, ci proviamo. Naturalmente okay. Il suo giudizio è estremamente negativo su quanto sta accadendo, questo lo avevamo ben inteso, ha citato dei dati, quelli ultimi proprio di oggi dell'Istat, insomma, con tutti questi posti di lavoro persi in un anno, non era, insomma, quello che ci voleva non era questo che lei definisce un teatrino, no? Torniamo dall'onorevole Colla, quindi vediamo come va con le cuffie. Sì, ecco, mi sentite meglio adesso? Sì, sì. Perfetto. No, dicevo, è una crisi incomprensibile agli occhi dei cittadini che ogni giorno vivono sempre di più questa emergenza sanitaria che si sta trasformando, anzi oramai si è trasformata in una vera e propria emergenza sociale. Lo dicono i numeri, lo dicono i dati dell'Istat proprio di oggi, che ci ricorda che sono stati persi a dicembre 101.000 posti di lavoro rispetto a novembre, che ci ricorda che sono stati persi 444.000 posti di lavoro rispetto a un anno fa, lo dice il CNEL che non più tardi di 3-4 settimane fa ci ha ricordato che ci sono 12 milioni di persone a rischio nel nostro paese, lo dice la CGA di Mestre in una serie di dati che ha dato, insomma penso sia sotto gli occhi di tutti. Dal nostro punto di vista quello che dovrebbe fare questo governo, che insomma non è stato in grado di risolvere i problemi del paese, anzi li ha acuiti, è quello di rassegnare le dimissioni, e la nostra soluzione è quella di tornare a votare. D'altronde si vota quest'anno, si vota in 12 stati europei, si è votato negli Stati Uniti che sono molto più grandi di noi, in assoluta sicurezza, voteremo a maggio-giugno nelle più grandi città italiane, Roma, Milano, Torino, Bologna, penso che si possa, e in 1300 comuni, quindi penso che si possa votare tranquillamente in abbinata anche per le elezioni politiche. Penso che dare la parola agli italiani sia la soluzione migliore, perché in questo momento hanno bisogno di un governo serio, unito e che risolva i problemi del paese nel più velocemente tempo possibile, perché non c'è tempo da perdere. Allora, consiglio anche agli altri due miei ospiti, se le hanno nelle vicinanze, di mettere le cuffie, perché essendo tutti e tre collegati c'è un ritorno di ciascuno di voi, naturalmente anche solo respirare, che non si può fare a meno. Ci sono, diciamo, una serie di rumori di fondo, quindi potremmo anche nel vostro caso avere una dispersione dell'audio, e poi sarebbe un peccato, insomma, anche per l'efficacia del dibattito che già sta, insomma, venendo fuori abbastanza bene, bello efficace, come è giusto che sia. Allora, Antonio Federico, non so se è già dotato di cuffie o ha bisogno di qualche secondo. Insomma, prima farei rispondere prima al Movimento 5 Stelle, che mi sembra il partner un po' più protagonista del PD, perché il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito quando si è votato, ed è il movimento che ha cambiato partner in corso di legislatura, una prima parte appunto con la Lega. Scherzavamo prima di andare in onda con questa trasmissione, adesso con il PD. Iari Colla dice che avete messo su un teatrino, insomma, Federico, non era questo il momento di una crisi di governo, non mi risponda, ditelo a Renzi, anzi apro una parentesi per chiarezza nei confronti dei miei ospiti, naturalmente anche di chi mi segue. Avevamo invitato anche Italia Viva, la deputata Giuseppina Occhionero, però non aveva la possibilità oggi, non riusciva a collegarsi con noi per altri impegni, non so se è anche una strategia del partito di Renzi, però insomma mi fermo qui. Quindi Federico lo può dire, chieda a Renzi, ma a Renzi non lo possiamo chiedere, quindi sarebbe un dibattito monco. Buonasera, no, io ho... Renzi non lo nominerei, anche perché credo che faremmo un torto al dibattito. Innanzitutto, quello che dice il collega Colla nelle premesse, nelle preoccupazioni, lo condivido pienamente, che non era il momento di avviare una crisi del genere, è una cosa inspiegabile ai cittadini, che non comprendono, anzi tutto quello che sta accadendo anche in queste ore, in questi giorni qui, prassi istituzionali e costituzionali di incontri con il Presidente della Repubblica, sembrano veramente raccontare un mondo completamente distaccato dalla realtà. E tutti quanti noi, il collega Colla, anche Antonio Facciolla, viviamo in strada, incontriamo cittadini continuamente, e abbiamo perfettamente chiaro
il sentiment e il sentore della gente. Quindi se però condivido le premesse e le preoccupazioni del collega Colla, non posso condividere le conclusioni, cioè andare al voto. Questo perché innanzitutto perché c'è una questione di appartenenza. Credo che questa maggioranza possa ancora e debba ancora dare delle risposte, sia in grado di farlo al Paese. E poi c'è anche una questione di rispetto, anche di quella che è l'indicazione che il Presidente della Repubblica solo qualche giorno fa ha dato, perché al Presidente della Repubblica sono state presentate una serie di scenari, di proposte dalle varie delegazioni. Il centrodestra unito ha chiesto il voto, ma non proprio unitissimo, ha detto vabbè, se non si vota vediamo che succede, almeno questo è quello che ho capito dalle parole del senatore Salvini al Quirinale, mentre per quanto riguarda il resto il presidente Mattarella ha dato un incarico esplorativo al presidente della Camera Fico per incontrare le forze di maggioranza che hanno dato la fiducia al governo nell'ultimo anno e mezzo, per chiedere loro se ci sono le condizioni per fare per avere una, quelli bravi la chiamano piattaforma programmatica, io non sono bravo, quindi parlo semplicemente di metterci d'accordo su alcune cose importanti, preminenti, per fare una sorta di patto di legislatura e arrivare alla fine della legislatura, evitando di portare al tavolo i temi in crisi. Se questa cosa non dovesse riuscire, e se non dovessimo riuscire a trovare accordo sui temi, allora non avrebbe senso più neanche parlare di nomi, e quindi andremo al voto senza grossi patemi d'animo, con molta serenità. Potrebbe essere giugno la finestra, lo facciamo senza grossi problemi, però credo che sia per rispetto dei cittadini, che in questo momento storico forse la campagna elettorale se la risparmierebbe, sia per rispetto anche delle indicazioni del Presidente Mattarella, noi vogliamo completare questo percorso. Se, ripeto, porterà alla possibilità di ripartire per il Movimento 5 Stelle, per il Partito Democratico, per lei e anche per le componenti centristi che si sono affacciate in queste ore, il nome di sintesi è Giuseppe Conte. Se tutto questo dovrà sfociare in Conte Terra, noi siamo pronti e che abbiamo la forza e la volontà di andare avanti. Se ci sarà da affrontare una campagna elettorale, ripeto, senza grossi patemi, lo facciamo. Quindi non è una preoccupazione. L'unica cosa, e chiudo, riferimento anche al fatto che gli altri paesi, gli Stati Uniti in primis, si è votato benissimo, ma erano anche le legislature, quindi era un'elezione programmata. Ovvio che se fosse finita la legislatura in Italia a giugno andavamo a voto, non è che allungavamo il periodo mandato perché c'era la pandemia. La Costituzione prevede che sciogliere le Camere è l'ultima delle ipotesi di avere il Presidente della Repubblica, e quindi adesso giustamente sta percorrendo tutta la pista. E chiudo veramente, le altre strade non portano a un governo che possa dare stabilità, andiamo al voto senza problemi. Il Paese, organizzeremo il Paese al meglio anche per questa linea. Lei parlava di piattaforma programmatica, l'ANSA titolava sull'apertura del cantiere del programma, altra parola classica del lessico della politica, delle liturgie politiche, il famoso cantiere. Un patto di legislatura serve, insomma, questa legislatura la volete chiudere insieme ai partner di centrosinistra, diciamo così, no? E però, insomma, c'è da limare qualcosa. Che cosa siete disposti a rinunciare in termini di temi e di programmi? Poi parleremo anche dei ministri, naturalmente. Guarda, su questo non mi esprimerei per rispetto dei tavoli che proprio in questi minuti, in queste ore si stanno tenendo, quindi non sono presente lì, non mi piacciono le veline o gli interventi esterni che possono essere più destabilizzanti di un lavoro molto sicuramente molto delicato che si sta facendo, quindi su questo ci sono i miei colleghi delle varie commissioni, ci sono gli altri gruppi di maggioranza che stanno discutendo. E vedremo cosa verrà fuori da quei tavoli. I tavoli ovviamente partono più attivamente, però è qualcosa che vogliamo rimanere, che resta in questa fase, anticipato da quei tavoli. Poi fra qualche giorno parleremo anche dei risultati. Ci saranno positivi e ci saranno le condizioni, ci sarà un nuovo governo. Sì, appunto, parliamo un po' di questo tavolo. Do giusto qualche nome, chi vi partecipa. Tavolo naturalmente
allestito tra virgolette dal presidente della Camera Fico, che ha questo incarico esplorativo, cioè verificare se c'è la possibilità di un governo che abbia la stessa maggioranza, magari allargata. Dunque ci sono i capigruppo del Movimento 5 Stelle Crippa e Licheri, quelli del PD Delrio e Marcucci, per Italia Viva sempre i capigruppo Boschi e Faraone, per Liberi Uguali Fornaro e De Petris, per Europeisti Maie, Centro Democratico del Senato, i senatori Fantetti e Buccarella. Poi per il gruppo parlamentare per le autonomie del Senato Bressa, per Centro Democratico Tabacci e Antonio Tasso. Insomma, si sta lavorando sul programma e ancora una volta chiaramente al centro ci sono le richieste di Italia Viva, che è un po' un convitato di pietra, come vi dicevo. Sarebbe stato sicuramente interessante e utile ascoltare anche la loro posizione. Andrei da Vittorino Facciolla, segretario del PD. PD che in queste ore, proprio sui temi, sui programmi, sembra aver ritrovato una strada comune, almeno su alcune cose, proprio con Italia Viva. Farei un passo indietro però, segretario, il suo giudizio, come giustamente hanno fatto anche i suoi colleghi, hanno espresso già i suoi colleghi, proprio sull'avvio di questa crisi di governo. Beh, io, sia come l'onorevole Colla che come già dichiarato e ribadito Antonio, Federico, ritengo che questo non fosse il momento migliore per avviare una crisi di governo, ma siamo dentro, forse qualcuno lo dimentica, una repubblica parlamentare che è onerata, e le regole costituzionali lo impongono, di trovare maggioranze nel Parlamento laddove si avvia appunto una crisi di governo. I governi in Italia si formano con maggioranze parlamentari. Siamo in una condizione diversa da quella alla quale i nostri cittadini sono abituati grazie alla legge 81 del 1993, dove c'è l'elezione diretta dei sindaci, poi c'è stata l'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali, delle regioni, e dove laddove si sfiduci uno di loro si torna a casa tutti. Non stiamo in questa condizione. La gente, il cittadino medio, dimentica che se vi è una crisi di governo si torna in Parlamento e si cercano nuove maggioranze o le stesse maggioranze attorno ad un nuovo accordo di programma, magari anche con il medesimo presidente della giunta, cioè del presidente del consiglio nel caso di specie, presidente del consiglio. E può accadere, sta accadendo, è accaduto anche nel passato. Pertanto dobbiamo consentire che le forze politiche, magari torno alla domanda che mi facevi specificamente Rita, possono recuperare un minimo di afflato che hanno perso, e lo fanno sui programmi, magari cercando di mettere a dibattito quei temi che sembrano essere maggiormente difficili da superare, quel basket di agenda politica, di argomenti che li tiene distanti, e che attraverso un accordo, un contratto come è stato fatto nella prima parte di questa legislatura, gli consente di governare. Se così fosse, io spero che sia, se il Partito Democratico insieme al Movimento 5 Stelle, all'EU e ad Italia Viva possano riuscire a scrivere un documento di fine legislatura che li tenga insieme per fare le cose importanti che oggi gli italiani chiedono si facciano, che si facciano con una grande tempestività, è un vantaggio competitivo per il nostro paese. Non possiamo dimenticare che, come bene ha detto Antonio, non è che si ha la preoccupazione di andare a votare la preoccupazione politica, e devo dire anche della gestione della pandemia, perché si vada a votare. Non è questo il momento per andare a votare dal punto di vista proprio della crisi sociale e economica, che è una motivazione assolutamente diversa. Il recovery plan deve essere approvato entro aprile, è un obbligo dei 27 stati membri, è un obbligo mettere a terra i progetti del recovery plan, perché si dovranno spendere le risorse con un tempo puntualmente determinato
dagli accordi di partenariato europeo. E il tempo, e quindi i termini, sono assai stringenti. Siccome il nostro governo, ma in generale anche la rappresentanza istituzionale delle regioni, quindi la rappresentanza delle regioni, si è sempre misurata con i tempi lunghi dell'attuazione dei programmi europei, ma nel caso di specie il Recovery Plan è un esercizio straordinariamente rilevante di competitività e di qualità nell'organizzazione della macchina amministrativa, perché tutto lo devi, tutte le risorse devi spendere entro il 2023, perché l'obiettivo del Recovery Plan è far recuperare PIL e far recuperare forza lavoro, quindi in termini percentuali di disoccupazione. E capisci bene che non avere un governo, andare a rivotare, aspettare i tempi lunghi di una nuova formazione è assolutamente e totalmente incompatibile con l'esigenza del cittadino italiano. Queste sono le motivazioni. Se, questo, se ci aggiungiamo che i ritardi potrebbero venire anche nella gestione del piano vaccinale, che è l'unica vera risposta seria, l'unica vera risposta seria all'incremento e alla gestione della pandemia, capisci bene che non trovare una soluzione è una iattura e una responsabilità che tutti i partiti, nel caso di specie parlo per il Partito Democratico, che è notoriamente un partito responsabile, forse troppo, era più facile fare in altri momenti storici populismo, antagonismo e contrapporsi in maniera pretestuosa, come di solito si fa per recuperare, per raccattare qualche voto. Il Partito Democratico è un partito notoriamente responsabile, è chiaro che giocherà la partita dell'accordo fino all'ultimo secondo nell'interesse degli italiani. Abbiamo già versato lacrime e sangue in termini elettorali nel passato facendo scelte responsabili. Se dovesse accadere anche questo in questo momento storico, poco male. Qualcuno responsabile nell'arco costituzionale deve pure esserci, e non lo possiamo chiedere certo alla Lega o a Fratelli d'Italia, quindi in qualche modo ci dobbiamo fare in qualche modo. Governiamo solamente 15 regioni, ma questo è un dettaglio. No, ci mancherebbe. No. Però avete siamo anche irresponsabili da sempre. No, avete anche governato in Italia, dobbiamo governate anche in Molise. Alle 15 state anche in Molise a governare, cioè, io lo ricordo. No. Allora, quindi le responsabilità sappiamo assumercele, questo stai dicendo. No, quindi le responsabilità siamo abituati ad assumercele, non è un problema. Guardi, sono convinto che chiunque che assuma un impegno di governo ritenga di esserlo. Poi la misura e la qualità del rapporto che ripassa dalla rappresentanza istituzionale e l'interlocuzione con i cittadini è la misura del buon governo. La responsabilità nasce dalla circostanza di essere capaci di assumere, Mattarella parlava di coraggio cosciente, quella capacità di determinare scelte anche impopolari nell'interesse del Paese. Io segnalavo la circostanza che il Partito Democratico ha nella sua mission questo tipo di comportamento, questo suo atteggiamento, e nel caso di specie lo deve far valere. Registro e chiudo davvero anche, devo dire, specie nelle parole di Crimi subito dopo l'incontro con il presidente Mattarella, un cambio di passo del Movimento 5 Stelle che, devo dire sinceramente, mi ha stupito, perché avere la capacità di rivedere criticamente anche le posizioni di chiusura in un momento storico come questo, dal mio punto di vista, dà un segnale di maturità anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Ma non mi va di parlare degli altri, lo segnalavo, lo registravo solo come un momento nel quale l'apertura è il segnale non della preoccupazione del voto, ma è il segnale della qualità del rapporto che ripassa tra le forze che compongono un governo e il rapporto che ripassa tra queste forze e i cittadini. Allora, mai più correnze, avevano detto più o meno dal Movimento 5 Stelle. Adesso poi ci torno ad Antonio Federico, proprio questo gli volevo infatti chiedere. Vado però prima da Iari Colla, perché appunto Antonio Federico ha introdotto in maniera un po' così, un po' l'ha buttata lì e poi ha parlato d'altro, di queste dichiarazioni di Salvini, che non gli è sembrato poi così convinto nella richiesta di andare al voto, se non interpreto male, nelle sue dichiarazioni dopo aver parlato con Mattarella.
Vabbè, intanto vediamo che cosa succede. La nostra proposta è quella delle urne, ma intanto vediamo che cosa succede. Colla, preferite stare ancora all'opposizione e costruire una proposta di governo? Quindi chiedete le urne come esito, che per voi è l'unico possibile, però diciamo che se voi siete convinti che questo governo si tenga insieme male, che rimetta insieme male i cocci, tutto di tanto di guadagnato per voi. Ma guardi, io ricordo, faccio un passo indietro, ricordo che le elezioni del 2018 l'ha vinta il centrodestra come coalizione, nonostante i 5 Stelle siano risultati il primo partito. Però la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti è stata quella del centrodestra, a cui non è stato affidato un mandato esplorativo per cercare di fare il governo. I numeri si scoprono dopo che viene dato il mandato. Detto questo, è chiaro che la linea l'hanno data coerentemente e in maniera unitaria i tre partiti di centrodestra, i quattro partiti di centrodestra che sono andati insieme dal Presidente della Repubblica a dare una linea comune, a differenza di quanto è avvenuto nel centro-sinistra dove sono andati singolarmente. Noi siamo andati tutti insieme e abbiamo dato una linea comune che è quella di tornare al voto, perché crediamo sia la strada maestra. Poi se si apriranno altre situazioni non lo so, lo vedremo. Adesso chiaramente la palla è in mano alla maggioranza, però devo dire anche che francamente non mi pare di aver visto sul tavolo grossi programmi. Cioè, mi pare che il teatrino sia sempre quello sulla spartizione delle poltrone. Basta adesso aprire qualsiasi giornale, si parla di questo ministro, questa persona a quel ministero, quell'altra persona a quell'altro ministero. Ma quali sono i temi sul tavolo? Io non l'ho ancora capito. Quali sono i temi sul tavolo per rilanciare la situazione? E poi voglio dire, facciamo rilanciare lo stesso governo, le stesse persone, una situazione economica che sono stati in grado di gestire fino ad oggi? Sento un ritorno che c'è un problema. Non so chi di voi è impaziente, c'è uno impaziente. Beh, i collegamenti sono. No, ok, fermo, Facciola ha alzato le mani e fermo. Forse è l'onorevole Federico che è scappato. Non so, non lo vedo più. è lì preciso. Allora, Iari Colla credo stesse completando. Saranno quelli di Italia Viva probabilmente. E Italia Viva, no, sì, adesso. È lo spirito di Italia Viva. Scherzi a parte. È chiaro che, dicevo, non ci sono grossi punti programmatici sul tavolo di questa discussione. Vedo solamente più che altro parlare di poltrone, di persone, questa persona in questo posto, quell'altra a quell'altro ministero. A meno che si riferiscano alla legge elettorale, ma credo che non sia la necessità e l'urgenza di questo paese riformare la legge elettorale, come ha chiesto il presidente Conte, a maggior ragione poi in direzione proporzionale, che è quel sistema vergognoso che negli ultimi 40 anni, 50 anni, 60 anni nel nostro paese ha frammentato la scena politica, ha portato ad avere più governi che numero di anni a disposizione. I governi mediamente duravano 8 mesi, voglio dire, sono 15 anni, 20 anni che ci dice che il sistema migliore è quello proporzionale, adesso ha fatto marcia indietro, cioè che è quello maggioritario perché garantisce più stabilità, e io sono d'accordo. Adesso improvvisamente nel giro di 25 secondi ha fatto una capriola e torna al sistema proporzionale. È chiaro che questi sono giochi di palazzo, a cui gli italiani non interessano e vogliono delle risposte serie, a cominciare dai ristori. Ristori che sono stati dati per il 7% della mancata perdita, un'azienda che ha perso 100.000 euro gli hanno ristorato mediamente il 7%, e ovviamente che è normale che le aziende non possono stare in piedi e stanno chiudendo, no? Se la disoccupazione aumenta e le aziende chiudono è perché gli aiuti che sono stati dati oggi, fino ad oggi, sono insufficienti. Ma non solo, se prendiamo ad esempio l'attuazione dei decreti attuativi, è notizia di pochissimi giorni fa, 4-5 giorni fa, che il 60%, più del 60% dei decreti attuativi sono ancora da varare. Quindi anche i provvedimenti che sono stati adottati fino ad oggi non hanno ancora visto attuazione. Quindi magari sono state stanziate le risorse ma non sono ancora state distribuite. È chiaro che questo è un governo totalmente impantanato, cioè così non può andare avanti. E noi pensiamo di loro pensano di risolvere con le stesse persone, con gli stessi partiti, con la stessa visione, con gli stessi programmi, una situazione, pensano di poter ottenere dei risultati diversi.
E per questo è che io dico, secondo me in questo momento l'unico loro interesse è quello di salvare la poltrona, è per questo che hanno paura del voto. Allora Federico, isolate, se avete parenti in casa o negli studi dove state, isolate parenti e collaboratori, perché è chiaro che nei videocollegamenti, no, in questi mesi siamo abituati e ci entra chiunque, anche durante le lezioni scolastiche in DAD, però limitiamo al minimo, e chiedo scusa insomma anche a chi condivide le stanze con voi o la casa o lo studio, ma insomma cerchiamo di sbrigarci, e altrimenti si sovrappongono i rumori e si può essere un po' fastidioso anche da casa. Federico, allora sicuramente è più fastidioso quello che le sto per chiedere, però avevate detto, ma è più con Renzi, naturalmente anche una risposta alle valutazioni che faceva Iari Colla, questo sì, nelle esigenze del dibattito che sono primarie naturalmente le chiedo una risposta, però il Movimento 5 Stelle, Conte, insomma chi aveva detto Renzi basta, poi Crimi invece è andato da Mattarella e non ha messo nessun veto, nessuna preclusione a continuare la strada insieme a Italia Viva. Ma guardi, avevamo detto Renzi non faceva parte di questo dibattito, però mettiamocelo, se è stato bene. Noi veti non ne mettiamo, giusto? Allora, il tema qual è? Quando Matteo Renzi è uscito dalle consultazioni con Mattarella e lì ha fatto veramente un intervento un po' spettacolarizzando alcune cose, e mentre stava lì stava dicendo cose diverse da quelle che aveva qualche minuto prima detto a Mattarella, e contestualmente uscivano delle altre veline che servivano a destabilizzare il suo le sue parole e anche il clima che si stava creando. Ecco, quello è un gioco al quale noi non vogliamo partecipare, e vogliamo togliere qualsiasi alibi a Matteo Renzi, cioè la responsabilità del fatto che questo governo in questo momento storico, in questa pandemia in corso, con un piano vaccinale, un recovery plan da far approvare entro aprile, tutte le interlocuzioni anche con le parti sociali che si dovevano avviare anche al di quello che è il dibattito parlamentare che bisogna che ci sarà sul recovery plan, vogliamo togliergli anche quest'ultimo alibi, che lui ha detto sono gli altri che mettono il veto su di me, e perciò io non perciò per me non è un problema, ha detto Renzi, non metto veti su altri. Noi questo alibi glielo vogliamo togliere, caro Matteo Renzi, ci dobbiamo sedere a tavolo, ci sediamo a tavolo con tutti per parlare di temi, quindi scorda che ti crei l'alibi per far sì che siano altri a far cadere Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle porta avanti con forza il ruolo di Giuseppe Conte, che è l'unico che riesce a creare coesione in questa maggioranza in questo momento, ed è l'unico punto di incontro, non ce ne sono altri, non ci sono altre soluzioni, e quindi Matteo Renzi si è assunto la piena responsabilità anche del fallimento eventualmente di questo percorso. Ma ripeto, ora dobbiamo far parlare i temi, perché è anche quello che ha messo sempre sul tavolo il senatore Renzi. Facciamo parlare i temi, facciamo parlare i temi. Se i temi saranno in grado di dare delle soluzioni, anzi le persone che stanno parlando insieme non saranno in grado di trovare una sintesi, poi saranno i cittadini, come giustamente dice il collega Colla, a esprimersi e a bocciare o meno questa maggioranza. Questo anche qualche dubbio ce l'ho. Poi anche sul rispetto al discorso delle poltrone, cioè io non voglio ritornare su episodi del passato, ma chi ha fatto all-in perché voleva più poltrone e più di poteri è proprio la Lega con Matteo Salvini ad agosto 2019. Quindi cioè, su questo bisogna anche stare un attimino attenti. Io non lo dico perché voglio rimbangare questioni o fare polemica. No. Noi quando le cose si sono rotte ci siamo dimessi, abbiamo rinunciato a 7 ministeri. Fatelo anche voi. Sì, ma perché ne volevate? Noi che volevamo di tornare poteri, al voto. Ma volevate i poteri. Non è che quando noi abbiamo rotto l'alleanza con i 5 Stelle, abbiamo chiesto di tornare al voto. Adesso che tra di voi vi ma non funziona così. Torniamo al voto. Ma sono così giochi di palazzo, dai. Ma ha detto, io non sono un giurista, sono un umile ingegnere di campagna, quindi la Costituzione la conosce sicuramente meglio di me il collega Facciolla, che è un giurista, e racconta chiaramente qual è il principio costituzionale sul quale si basa la nostra democrazia. Una democrazia parlamentare che passa per quei percorsi. Se in quell'estate non ci sono state le condizioni per fare un nuovo governo con il centro-sinistra, sarebbe andato al voto già all'epoca, però non è che funziona a stacco
la spina, rimette i miei ministri, poi scade automaticamente dal voto. È una posizione politica legittima, ma credo che necessariamente deve essere coinvolto il percorso. Per quanto riguarda il resto, il balletto dei nomi, i totonomi, ministri, poltroni e quant'altro, qui sarà pure interessante vedere se si scoprono altre carte, da chi ha attivato tutto questo cancan che ci saremmo volentieri risparmiati. Perché dal punto di vista personale, dal punto di vista del Movimento 5 Stelle, non è una questione di appartenenza al poltrone, non è una questione di fare scudo intorno a dei nomi ai quali ci appendiamo, perché se cade quel ministro, se cade quell'altro, per noi non ci sono più le condizioni. Noi abbiamo posto solo un tema. Per far sì che questa maggioranza intorno a un patto di fine legislatura possa riunirsi e ritrovarsi, l'unico vero elemento imprescindibile che andiamo a inserire nel dibattito è il nome di Giuseppe Conte, che ripeto, è il nome che Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Liberi Uguali, Movimenti Centristi hanno già detto anche al Presidente Presidente Mattarella, che è quello il nome intorno al quale ci si vuole incontrare. Quindi 4 forze su 5 si sono espresse in quel modo. È evidente che se si chiude questo tavolo di maggioranza, domani sera il Presidente Fico andrà al Presidente Mattarella a portare, mi auguro, delle soluzioni positive rispetto agli esiti dei tavoli, con un nome che unisce tutte le forze, che è Giuseppe, nel pieno rispetto delle procedure costituzionali e di quelli che sono i confini della nostra Repubblica Parlamentare. Allora, torno dal PD. La Lega, segretario, le ricordava che il PD è sempre stato un gran sostenitore del sistema maggioritario e anche un grande interprete del sistema maggioritario nei governi che si sono alternati. Adesso avete cambiato rapidamente idea. Perché? Seconda domanda. Siete ormai convinti, rassegnati, contenti? Insomma, alle prossime politiche la leadership passa di mano, va a Giuseppe Conte, possiamo immaginare PD 5 Stelle e il PD che cede la leadership? Sono troppo avanti, segretario? Da Facciolla voglio no. Tornare? No. No, nel senso che la domanda è iperlegittima, se si considera che il PD nell'ultimo anno ha modificato il proprio statuto. L'articolo 18 dello statuto del partito di fatto ha eliminato la vocazione maggioritaria del partito, o meglio, l'ha fortemente annacquata. E se ha annacquato la visione maggioritaria, che voleva addirittura che il candidato premier doveva essere il segretario nazionale del partito, e che il segretario nazionale del partito, laddove concorreva alle primarie di coalizione, era l'unico candidato del Partito Democratico, capisci bene che, avendo annacquato questo principio, è inevitabile che la vocazione maggioritaria si sia evidentemente sia fortemente scemata. Non ritengo che sia una soluzione utile al Paese, lo dico con grande franchezza. Io sono convinto che i sistemi maggioritari diano una maggiore governabilità, una certezza nella gestione dei governi, e tornare indietro al proporzionale non credo sia la soluzione migliore. È evidente che il maggioritario ha manifestato anche una serie di oggettive storture. Lo ha fatto sui territori, perché laddove il sistema elettorale maggioritario è quello spinto, senza il doppio turno, senza la previsione del doppio turno, è possibile acquisire il premio di maggioranza avendo riportato un numero assai basso di voti, ma il più alto fra gli altri concorrenti. È possibile che magari su 5 liste, con il 22% di voti, sto esemplificando, l'Ida, tu possa avere il 60% della rappresentanza in un consesso, e questo ha dato dei dubbi. Ma è successo. È successo. Con il 35%, con il 35% governa hai una rappresentanza del territorio, è successo in Molise, ad esempio, e con il 42% si ha il 60%.
Ma il 42 non è il 22, insomma. Sì, insomma, ma... Si chiama proprio premio di maggioranza per garantire la maggioranza di governare. Chiaro, perché scatta il premio di maggioranza, ma è altrettanto vero che i sistemi maggioritari, non a doppio turno, ti consentono, come nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, di poter avere un voto più dell'avversario e magari su 5 liste un solo voto. Faccio un esempio banalissimo. Nei comuni nostri, ne sono tanti, in Basso Molise, si è votato nell'ultima tornata elettorale con 4 liste in un comune di 4.000 abitanti e si è vinto con 700 voti, il 27 e il 28% delle liste, che hanno il 60% del premio di maggioranza. E così io le ho portato un esempio della regione Molise, lei ha approfittato per dire che era chiaramente la conseguenza del premio di maggioranza, ma vi ho portato un esempio invece che non è la conseguenza del premio di maggioranza. Il discorso che si fa è questo, che quando si vota, quando il sistema elettorale nazionale prevede il 75% di distribuzione dei seggi con un collegio uninominale maggioritario, può accadere di avere un disallineamento tra la rappresentanza in termini numerici e invece il numero della rappresentanza parlamentare. È accaduto da ultimo proprio in favore del Movimento 5 Stelle, quindi non è che sto dicendo una cosa che può potenzialmente penalizzare la Lega, oggi ha penalizzare il PD o penalizzare il Movimento 5 Stelle, oggi ha avvantaggiato chiaramente il Movimento 5 Stelle. E che io lo voglio terminare il discorso, Rita, così lo faccio completo. Il sistema elettorale deve essere necessariamente collegato alla forma di governo. Certo, okay? Giusto, altrimenti è tutto misto che non... Quindi mi permetto di chiudere il ragionamento, di terminare il ragionamento. È un sistema maggioritario, Rita. Ha senso quando c'è l'elezione diretta o quando c'è un sistema bipolare pieno, allora il sistema maggioritario ha un senso. Se tu invece utilizzi il sistema maggioritario semplicemente per comporre la rappresentanza in Parlamento o al Senato, ma la maggioranza poi si deve trovare nel Parlamento e nel Senato, il sistema maggioritario non ha senso. Cioè, noi abbiamo fatto un pezzo della riforma costituzionale partendo dalla riforma elettorale, ma non l'abbiamo completata, perché la nostra è rimasta una repubblica parlamentare dove la maggioranza la trovi in Parlamento, capisci? Quindi io non sono convinto che la legge elettorale debba essere modificata, ma se ciò non accadrà non è che mi fascerò la testa, perché il giorno dopo a repubblica parlamentare invariata, quindi a costituzione invariata, sempre in Parlamento dovrai trovare la maggioranza. Ma dico di più e chiudo: questo non significa che non sia persuaso dall'idea che stanno portando avanti diversi costituzionalisti, che invece il sistema proporzionale, laddove vi è una repubblica parlamentare, sia invece la scarpa giusta per la rappresentanza puntuale. Che significa? Che nel momento in cui tu hai ridotto il numero dei parlamentari da 900 a 600, scusami, è giusto che se tu raccogli il 20% su base nazionale debba avere 120 parlamentari. Non so se mi spiego. Perché 120 parlamentari rappresenta il 20% della rappresentanza in seno ai due rami del Parlamento, che è la percentuale dei voti che è raccolto nel Paese. Diventa una soluzione che evita perequazioni di rappresentanza. E siccome non lo dico io, Rita, perché se lo dicessi io, insomma, mi potrei anche incavolare per chi dissente, ma utilizzo le parole di illustri costituzionalisti che dicono che laddove il sistema elettorale maggioritario non ha comportato una modifica della costituzionale con poteri maggiori ai governi, con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dove non c'è stata mai una riforma degli assetti istituzionali, è evidente che tornare indietro, certo, non è la soluzione migliore, ma di fatto non provoca nessun tipo di danno. Io capisco bene che in questo momento per il centrodestra pensare di abbandonare il sistema maggioritario quando non esiste un campo di centrosinistra è un vantaggio straordinario. Allora, perché quindi non esiste il campo di centrosinistra? E Conte? In questo momento non c'è in questo momento il PD sta lavorando per costruirlo un campo di centrosinistra, al punto tale
che l'accordo con il Movimento 5 Stelle, che è stato un accordo su base programmatica, si spera si riesca a farlo mutare nel corso del tempo in un accordo di natura politica, ma siamo in una fase assolutamente embrionale di questo tipo di percorso, perché abbiamo grandi difficoltà nei nostri militanti e il Movimento 5 Stelle ha grandi difficoltà nei loro militanti a pensare che possa esserci un accordo strutturato con il Partito Democratico. E il Partito Democratico, oltre la propria base elettorale, se guarda alla propria sinistra, troverà, diciamo, dal punto di vista della forza elettorale, poco o nulla. Cosa comporta questo? Che è evidente che il centrodestra, che un campo di centrodestra ce l'ha, che è quello della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, più quella parte di centristi, laddove si dovesse concorrere nell'assegnare i collegi con il sistema maggioritario uninominale, è fortemente avvantaggiato. Chiudo. Il mese scorso, Rita, lo dico così, faccio un po'... Un po' di gossip. Un po' di gossip, ma faccio un po' drizzare le orecchie al centrodestra molisano. Il mese scorso Antonio Fedicomoli, più per scherzare, gli ho girato un sondaggio che era stato in qualche modo commissionato e che voleva, in un accordo di resistenza col sistema elettorale attuale, quindi il maggioritario, sto parlando anche dei collegi molisani, un accordo di resistenza tra PD e 5 Stelle, in vantaggio il PD 5 Stelle in luogo del centrodestra. Quindi, per dire che io non mi appassiono molto a valutare se sia un fatto positivo o meno modificare la legge elettorale, perché poi i partiti sono capaci di trovare accordi tra di loro e sono anche capaci di trovare accordi che sbugiardano quello che potenzialmente, la parte politica che potenzialmente si sente più forte. Io dico che invece chi fa rappresentanza istituzionale a livello dei due miei interlocutori nello studio mediatico non deve pensare di modificare una legge elettorale perché è più o meno vantaggiosa al proprio interesse politico del momento. Ma lo state facendo voi. Io voglio chiudere qui. Io voglio dire, ma lo deve fare in ragione dei guasti che un'altra legge elettorale ha manifestato esservi. Non so se mi spiego. Oggi il Rosatellum, che era contestato dalla Lega, fortemente contestato dalla Lega, adesso viene quasi... Sentire dire che il proporzionale dà più stabilità di governo del maggioritario, ma fa veramente cadere le braccia. Ma dove l'ha sentito? Ma sì, ma onorevole, forse il collegamento non arriva per il collegamento. Io ho detto l'esatto contrario. Io ho cercato di spiegare, ma capisco guardi, fate quello che volete, tanto l'importanza. No, io ho cercato di spiegare, ma capisco il consenso nel paese, mi sembra che abbastanza i sistemi delineato. Elettorali non garantiscono la governabilità e che il maggioritario con l'elezione diretta garantisce la stabilità, però devo dire francamente. E allora andate in quella direzione, no? Le sto dicendo che deve modificare la Costituzione. Comunque, che siamo in una Repubblica parlamentare e l'Italia non la Padania, è una cosa diversa. Solo l'ultima cosa su questa. Mentre voi pensate alla legge elettorale, però ci sono ancora 1.200.000 persone in attesa di cassa integrazione. Questa è la verità. E la verità è che il presidente Conte è venuto alla Camera e al Senato a parlare di legge elettorale e dovrebbe vergognarsi. Ma è stato un passaggio di un'ora e mezza, però perdonami, che sono ancora in attesa della cassa di intervento. Se tu non sai come arrivare a fine mese, e qui siamo qui da 20 minuti a parlare di legge elettorale. Ma siamo seri, dai. Questo mese hanno perso il lavoro 101.000 persone, ma non puoi fare riferimento, siamo qui al teatrino della Prima Repubblica, fare riferimento all'intervento del presidente Conte, e in un intervento di un'ora e mezza alle Camere, in un minuto ha fatto un passaggio sulle... è anche troppo, perché capito. Voi sapete benissimo che modificare minuti una legge elettorale vuol dire bloccare il Parlamento per settimane, questo è il punto. Rita, vuol dire bloccare allora il Parlamento gong per gong e beh Rita, un po' vi dovevo far litigare, no? Allora Rita. Però Facciola non ha risposto su Conte. No, io volevo... Conte sì, dice legge elettorale proporzionale, Conte sarà il candidato premier. Mo' con proporzionale, maggiorità, insomma, con questa legge o un'altra legge,
Il PD è pronto a cedere la leadership? Ma non, allora, Rita, io ho introdotto il tema, dietro, in qualche modo stimolato dalla tua domanda, perché volevo chiuderlo, ma volevo fare un discorso organico. Laddove si modifichi la legge elettorale, e ha fatto bene Antonio a ribadire che è stato un passaggio micro in un discorso di un'ora e mezza di Conte, quindi devo dire francamente, se uno vuole immaginare che cosa non è il PD, prendi gli ultimi due minuti dell'intervento di ieri Colle e capisci che cosa non potremo mai essere. Ma chiudo dicendo questo, noi siamo dentro un contesto nel quale partito serio. È evidente che abbiamo l'esigenza di dare stabilità e dare un governo ai nostri cittadini. Se il presidente Conte in qualche modo troverà la quadra, il nome del presidente Conte rappresenterà la quadra per tutti i partiti della coalizione, inevitabilmente potrà giocare laddove ci sia una modifica della legge elettorale, un ruolo politico, se lo vorrà nel futuro. È già capitato a Dini, Rita, è capitato a Monti, con alterne fortune. Potrà accadere anche a Conte. Con cui siete alleati. No, però lei mi stimola colla, io lo sapevo, su Monti. Monti. Siete alleati con Monti, con Monti per salvare questo governo. Guarda, cioè, il male dell'Italia. Io ha visto, Rita, segretario, lei me lo stimola, ma il commissario della Lega. Allora, che il PD, dal PD, io mi aspetto di tutto, perché, ma dai 5 Stelle, ma dagli elettori dei 5 Stelle, ma come si fa a fare un governo con Mario Monti, con Mastella, con Ciampolino, ma ragazzi... Allora, facciamo terminare Fagiolla, e poi arrivo da lei, onorevole. Mario Monti, Rita, non ha un partito... Allora Federico, un attimo solo, fermatevi tutti, Fagiolla, chiuda su Conte, così facciamo poi l'ultimo giro, perché purtroppo il tempo, io resterei ancora a lungo con voi, però purtroppo il tempo però, allora, diceva. Rita, sì. io non posso, cioè, voglio stare tranquillo, però uno che ha fatto l'accordo con Razza e con Scilipoti, c'è Colla che ha fatto l'accordo con Razza e Scilipoti e magari si incontravano nel transatlantico e andavano a prendersi anche il caffè insieme, hanno fatto governo insieme. Vabbè, insomma, avete 2001, questo mal comune, cioè, mezzo Gaudio, Razzi, Scilipoti, mal comune. Io voglio parlare di cose, io rispondo ad una tua domanda, certo, per dare una spiegazione di natura politica. No, non posso, portando ad esemplificazione ciò che potrà accadere per Conte, ovvero che possa decidere di avere un ruolo proattivo in politica, come è accaduto ad altri presidenti del Consiglio, che sono stati Dini e sono stati Monti. Mentre io dico questo, vi viene, tu hai fatto accordo con Monti, devo dire, tu l'hai fatto con Scilipoti. Non è che mettiamo le cose giusto per capirci, ma posto comunque, questo... Comunque, chiaro questo, su Conte, sì. Volevo chiudere questo. È chiaro che laddove si modifichi la legge elettorale, il ruolo che potrà avere Conte, anche per dare stabilità a questo governo, sarà straordinariamente rilevante, perché non bisogna disconoscere la possibilità per tanti di trovare uno spazio politico-elettorale che sono moderati, che sono in qualche modo liberali, europeisti, che diversamente non potrebbero trovare. E la politica è fatta anche di opportunità, di occasioni, di capacità di costruire stabilità nell'ambito delle dinamiche veloci della rappresentanza. Questo è quello che volevo dire. Allora, naturalmente potrete reintrodurre temi nazionali per darvi delle risposte telegraficamente, però, perché davvero siamo in chiusura. Io metto sul tavolo adesso l'argomento amministrative di Isernia. Il centrodestra è partito, si è mosso, c'è stata questa riunione qualche giorno fa, è un test importante per questa regione, anche perché arriva un po' dopo il giro di boa, un po' più in là della metà mandato del centrodestra al governo, però onorevole Colla, Fratelli d'Italia al tavolo non ha partecipato, ha detto abbiamo chiesto un tavolo di confronto, di discussione su tematiche naturalmente regionali da tempo, non ci hanno mai pescato, tra virgolette, adesso parlava in particolare di Forza Italia e della Lega, che si sono fatti promotori di questa iniziativa, adesso se ne vengono col tavolo sulle amministrative di Isernia. La Lega cosa risponde e qual è, insomma,
anche la vostra proposta politica e programmatica per questo test di primavera o primavera inoltrata, quasi estate? Mi spiace questa polemica, perché devo dire che a quel tavolo, che è stato molto partecipato, c'erano tutti i partiti di centrodestra più una serie di liste civiche a livello locale che hanno portato tutto il loro contributo. E non so a quale appello abbia fatto riferimento il segretario di Fratelli d'Italia, anche perché io non ho riferito alla Lega, insomma io non ho ricevuto nessun messaggio. L'ultimo suo messaggio l'ho ricevuto a novembre 2019, insomma sono passati 14 mesi, quindi probabilmente la manco gli auguri di Natale sarà finito a qualcun altro quel messaggio, probabilmente ha sbagliato il numero, non lo so. Quindi insomma mi spiace, cioè, il centrodestra a livello nazionale è unito e viaggia compatto, ripeto, ci siamo anche presentati insieme dal Presidente della Repubblica durante le consultazioni, quello è il modello. Quindi io mi auguro che si ritrovi unità, compattezza, e che la mancata presenza a quel tavolo sia insomma figlia di distrazione, non lo so. Insomma, è chiaro che se ci sono momenti di confronto e di riflessione bisogna partecipare, ma non mi sottraggo, anzi siamo ben felici e ben lieti di parteciparvi. Anzi, io penso che per rimanere su Isernia, il centrodestra può portare un messaggio, un contributo importante per la città, che debba essere fatto nel segno però del rinnovamento e della discontinuità. Io credo che la città abbia bisogno di uno scatto di orgoglio, di uno scatto in avanti, e con un sindaco che sia in grado di garantire l'unità del centrodestra, insomma, cosa che l'attuale sindaco non è stato in grado di fare. Anche perché insomma si è andati al voto alle amministrative scorse divisi come centrodestra, quindi lei dice innanzitutto schema classico, centrodestra unito e sindaco che sia un nome nuovo, diverso, e che sia in grado di garantire, quindi di essere garante di questa unità. Ma è chiaro che un centrodestra si deve presentare compatto a livello comunale, provinciale, regionale, ovunque in Italia, quindi immagino succederà questo anche anche Isernia, insomma, a meno che qualcuno non voglia fare qualche azione così, qualche colpo di testa. Quindi, insomma, basta Fratelli d'Italia, per dire, Fratelli d'Italia potrebbe essere sospettato. So, per carità, io ripeto, sono per unire il centrodestra, anche perché noi siamo il centrodestra, governa 15 regioni in questo paese, governa tante città importanti. Quindi insomma credo che debba e possa governare bene anche Isernia, insomma. Ripeto, oggi secondo me Isernia ci sono tanti problemi che vanno affrontati. Io credo che c'è il tema del lavoro, il tema del commercio, insomma sono tanti temi, il tema del sociale che dobbiamo affrontare, e per farlo, ripeto, devono essere fatti con uno scatto in avanti, che oggi è mancato. Movimento 5 Stelle, che pensate di fare per le amministrative di Isernia? Di candidarvi col PD? Allora, su Isernia ci sono una serie di interlocuzioni che sono partite già da un po' di tempo, che stanno portando avanti innanzitutto gli attivisti locali con la rappresentanza, perché noi abbiamo consiglieri comunali, abbiamo un deputato, la Rosalba Testamento, abbiamo vicinanze con i consiglieri regionali che sono della zona, quindi abbiamo già un radicamento all'interno delle istituzioni che è un punto di partenza al quale incontrare gli attivisti e far partire un ragionamento. Questo ragionamento è già iniziato da qualche tempo con forze civiche, con gruppi civici, e anche ci sono stati sicuramente degli incontri, dei confronti anche con il Partito Democratico, con i rappresentanti locali, con le segretarie locali, perché uno schema a livello locale che replichi quello che è l'attuale maggioranza di governo, che auspichiamo che a maggio continui a essere così, mi dispiace, magari il collega Colla la pensa diversamente, però io auspico una soluzione di questo genere, metterebbe in condizioni un'amministrazione di Isernia di poter dialogare in maniera molto diretta con, così come è giusto che sia, nei discorsi di filiera istituzionale, sempre per parlare con termini di quelli bravi,
lo diventerò. E ormai è diventato bravo anche lei, sa? Non lo so. E quindi questo è secondo me una base importante, intorno alla quale, ripeto, adesso in questa fase personalmente sto lasciando molta autonomia, perché poi non è che abbiamo una segreteria regionale, abbiamo una struttura, ci stiamo lavorando, stati generali del Movimento 5 Stelle che sono un pochettino in congelatore in questo periodo, però fimosini, però sta andando avanti. Noi non abbiamo ancora quel tipo di struttura, quindi c'è questa grossa capacità di autodeterminarsi dei gruppi locali, che in questa fase però stanno recependo benissimo qual è il contesto politico, il contesto sociale che stiamo vivendo, e quindi stanno guardando in una direzione che però non deve essere modo di uniamoci per battere quei casi, perché altrimenti si perde. Questa roba qui, soprattutto la sinistra, l'ho insegnato tante volte negli ultimi 20 anni. Dobbiamo allearci contro Berlusconi, dobbiamo allearci contro Salvini, dobbiamo allearci. Giocare per battere qualcun altro significa perdere, fare il gioco di qualcun altro, perché necessariamente ti troverai a parlare sempre dell'altro e invece non parli mai di quello che puoi dare ai cittadini. Ed è questo uno dei, diciamo, dei motivi per i quali poi 10 anni fa nasce il Movimento 5 Stelle. Io poi l'ho vissuto dall'inizio, non esisteva il movimento quando ho fatto le mie prime candidature a livello locale, quindi so benissimo questa genesi e anche questo approccio, e credo che se questo tipo di approccio non autoreferenziale ma di autodeterminazione riusciamo a riportarlo anche con gli altri movimenti politici civici che volessero unirsi a questo nostro ragionamento sulla città di Serre, saremmo in grado di dare una proposta ai cittadini per Serna, non per dire gli altri sono brutti e cattivi e dobbiamo battere, perché in questo modo non si vince. E questo è un ragionamento che vale in Serna, vale sul Campobasso, se noi abbiamo vinto è stato proprio perché in un momento storico difficilissimo, qui governavamo con la Lega di Matteo Salvini era in fortissima discesa, avevano sbaragliato le europee, però il fortino di Campobasso è rimasto il Movimento 5 Stelle. E perché questa cosa è potuta succedere? Perché abbiamo fatto una proposta molto credibile, molto forte, con un percorso che già esisteva dal nostro consiglio comunale a Campobasso e ci ha permesso di poter vincere largamente al secondo turno, proprio con un candidato della Lega, tra l'altro, al ballottaggio, e ci permette adesso di governare la città di Campobasso capoluogo di regione. Questo schema replicabile su Serna non lo so, perché poi c'è bisogno anche di avere forze trainanti. Roberto Gravina lo è stato a Campobasso, su Serna serve una figura del genere, però non so se può essere un Papa Nero, un Giuseppe Conte uno del PD, uno del PD, rendetegli il favore, no? Andiamo al PD, onorevole, voleva chiudere, mi scusi, non la voglio interrompere, non la voglio censurare. No, voglio chiudo. Non so se poi dopo sarà, cioè, sarà sicuramente un altro il momento in cui si dovrà parlare di persone. Cioè, se c'è con le condizioni, ora ci vuole il parallelo con quello che sta accadendo in queste ore a Montecitorio, con i gruppi di maggioranza. Se ci sono le condizioni con liste civiche, anche il Partito Democratico, movimenti di sinistra che vogliono unirsi in questa coalizione per dare una proposta alla città di Serna, bene, altrimenti il Movimento 5 Stelle comunque lavora per una candidatura in ogni caso, perché noi vogliamo esserci, abbiamo anche lì una storia e vogliamo legittimarla. Ovvio che tutto lo sforzo in questa fase è quello di avere la più ampia condivisione possibile, senza mettere piedi, senza mettere preclusioni, perché altrimenti ci si chiude né da una parte né dall'altra, e se questo percorso riesce a essere portato avanti con intelligenza si potrà rendere un bel servizio alla città di Serna. Allora, questo è quanto mi sento di dire per quanto sta accadendo Isernia, forse ho detto anche troppo. Andiamo dal PD per chiudere su Isernia, le chiedo di essere sintetico, segretario, perché siamo davvero in chiusura, non per censurare neanche lei naturalmente. Velocissimi, noi stiamo facendo lavorare, pur avendo un'organizzazione regionale assai presente, in grado anche di manifestare un minimo di capillarità sui territori, stiamo dando autonomia, come giusto che sia, alla federazione di Isernia e ancora di più al circolo di Isernia.
che stanno lavorando bene, ma sono da mesi che lavorano bene, e che sono molto attivi sul territorio, che hanno coinvolto un bel po' di associazioni. Guardiamo molto all'esperienza civica dell'area Pentra, così come speriamo in un accordo con il Movimento 5 Stelle. Però devo dire francamente, io sinceramente non metterò becco nella scelta che faranno la Federazione del Circolo. Se mi chiederanno di essere presente in rappresentanza della segreteria regionale, lo sarò esclusivamente per favorire accordi, non certo per porre ostacoli, veti o banalissimi ritardi. E in questo senso la città di Isernia potrebbe essere una sorta di Ohio della regione Molise. Non ho portato bene questa cosa, lo so, nel passato sì. Nel passato sì, però potrebbe essere una sorta di laboratorio di potenziale capacità di rendere in termini di accordi un'esperienza governativa nazionale che ci vede insieme. Però questa è una scelta che faranno le segreterie del circolo e della federazione, perché è davvero difficile poter intervenire dalla segreteria regionale quando invece sui territori ci vivono persone che conoscono molto bene le dinamiche che ripassano non solo tra i partiti ma anche tra gli uomini. A volte dietro le scelte di un circolo si vanno ad annidare momenti ed accordi che su base territoriale hanno radici assai più profonde di quello che possiamo immaginare. Certo. Allora, grazie al segretario regionale del PD Vittorino Facciolla. Gli lascio per qualche secondo ancora il microfono, come farò anche con gli altri due ospiti, per i saluti e un auspicio per questo 2021, una parola che il PD, in cui il PD condensa il suo auspicio per questo 2021. Anche due, va, insomma. Ma sì, va, perché immagina se dovessi dire serenità pensando al sostantivo, insomma. Era quello proprio. Dico che siamo in un momento di grande difficoltà, c'è anche bisogno di essere un po' più fortunati e ottimisti. Uscire dalla pandemia è l'obiettivo più importante in questo momento. Poi è chiaro che la pandemia ha provocato dei guasti e dei danni in termini sociali straordinari, in termini economici straordinari, quindi l'augurio per tutti è che si possa stare davvero meglio, sia in salute che in termini di condizioni sociali ed economici. Questo è il mio augurio, ma vale per tutti. Grazie al segretario regionale del PD Molise Vittorino Facciolla. Onorevole Federico, Movimento 5 Stelle, anche lei i saluti, l'auspicio per questo 2021. Grazie, un saluto a voi, un saluto anche agli ospiti. L'auspicio è quello di superare questo momento di forte incertezza con quali i cittadini hanno dovuto condividere in quest'ultimo anno e provare a dare certezze che vengono dalla politica, che vengono dalla vita di tutti i giorni, che vengono dal lavoro, dalla salute. E quindi noi come rappresentanti istituzionali, come membri del Parlamento, abbiamo un dovere importantissimo di restituire ai cittadini queste certezze e dobbiamo essere in grado e all'altezza di questa sfida. Ovvio, ogni giorno ci dobbiamo confrontare con noi stessi innanzitutto e capire se guardarci in faccia con serenità e chiederci siamo in grado di dare risposte, lo possiamo fare. Io ogni giorno mi guardo allo specchio con questa convinzione, mi do sempre questa risposta, sì, perché lo devo fare e ne abbiamo le possibilità. E questa cosa è un messaggio di certezza, di sicurezza, di convinzione che credo che dobbiamo restituire, soprattutto noi che abbiamo ruoli istituzionali che ci danno anche visibilità. Dare positività in questi termini è importante in questo momento. Grazie. Grazie Antonio Federico, deputato del Movimento 5 Stelle, Iari Colla, deputato della Lega, commissario della Lega Molise. Allora anche a lei il microfono per i saluti e il suo auspicio per questo 2021. Ma guardi, io purtroppo, come dicevo all'inizio, cioè, siamo partiti da un'emergenza sanitaria che oggi si è trasformata in un'emergenza economica importante. Nel paese, penso sia sotto gli occhi di tutti, insomma, c'è molta rabbia, molta tensione, molta sofferenza. E io credo che
l'attuagine compagine elettorale, questo governo, insomma gli stessi componenti di questo governo non possano essere gli stessi che risolvano questi problemi, perché non sono stati in grado di farlo fino ad oggi. Quindi un nuovo governo con le stesse persone, con gli stessi partiti e con la stessa visione non sarà certo il governo che potrà risolvere questa situazione. È da qui che nasce la nostra richiesta di ridare la parola agli italiani. Guardi, chiuderei con una battuta: che Dio ci protegga dal governo Casalino, Mario Monti e Ciampolillo. Da adesso mi ripartono i due suoi colleghi. No, lo vedo, sono già sereni nel senso anziano del termine. Grazie a tutti e tre i miei ospiti, davvero abbiamo fatto un bel dibattito. Insomma, è chiaro, ognuno di voi è rimasto sulle sue posizioni, ma questa era appunto una certezza, questa era sicuramente una certezza. Grazie ancora a Iari Colla, commissario della Lega Molise, grazie Antonio Federico, Movimento 5 Stelle, grazie a Vittorino Facciolla, PD Molise. Buona serata a voi. Buonasera. Come sempre questa puntata in replica domani su Teleregione alle 16, lunedì prossimo invece torniamo alle 21 con una nuova puntata di Fuoco Incrociato. Buona serata.